Dunque, dal punto di vista temporale, questa saga si sviluppa prima dell'altra. Anche se non ho capito, perché dal punto di vista temporale? Nello spazio mica può piovere. Boh, vabbè. Ciao, sono Bounded Mind e in questo video vi racconterò la storia della seconda trilogia di Star Wars sotto il mio punto di vista. Che la forza sia con voi. E con il tuo spirito. Scusate, ho sbagliato. Tutto comincia con la solita scritta che sfreccia sullo schermo che se uno è poco lento a leggere si perde 10.000 parole e non ci capisce più niente. Comunque, sostanzialmente, ci sono sempre problemi nella galassia in cui ci troviamo. Allora, c'è questa federazione dei mercanti che ha organizzato un blocco navale spaziale contro il pianeta Naboo. Per risolvere sta cosa, il cancelliere supremo Valorum ha inviato due Jedi a parlare con Nute Gunray, il viceré della federazione, per chiedergli di ripensarci. Questi due Jedi sono Qui-Gon Jinn e il suo apprendista Obi-Wan Kenobi, che in questa trilogia è giovane, ma non perché è come Benjamin Button che ringiovanisce col passare del tempo, perché questa trilogia è un prequel dell'altra. Già l'ho detto questo, vabbè. Qui-Gon e Obi-Wan devono parlare con Nute per dirgli oh e dai non fare così, non ci bloccare su WhatsApp, noi siamo amici. Mo però questo Nute non è che agisce per conto suo, lui segue gli ordini di Darth Sidious, il signore dei Sith, dei Jedi cattivi praticamente. Questo Darth Sidious aveva ordinato a Nute di uccidere i Jedi e Nute ci prova in tutti i modi a farlo contento, ma alla fine non ci riesce, anche se riesce a creare un po' di scompiglio perché è attenta alla vita di Amidala, la regina del popolo di Naboo, e attenta anche alla loro vita. Salvatisi per il rotto della cuffia da questo bordello, i Jedi assieme ad Amidala capiscono che non possono risolvere la questione da soli, quindi si organizzano per dirigersi su Coruscant a chiedere aiuto al Senato della Repubblica Galattica. E speriamo che questo Senato non sia come quello italiano, se no possono pure già morire ora quelli di Naboo, quelli della città sommersa, gli Jedi e ogni altra cosa visibile e invisibile. E questa sarà la prima e l'unica battuta qualunquista sulla politica che vedrete sul mio canale, promesso. Mentre si dirigono su Coruscant, la loro nave subisce un grave danno, inflittole sempre dalle navi di questa federazione dei mercanti, quindi tutta la combriccola atterra sul pianeta Tatooine per ripararla. E fino a questo momento non ho minimamente parlato di Jar Jar Binks, che è un coso tale e quale a Ronaldinho che viene salvato dagli Jedi che da quel momento decidono di portarselo appresso. Facciamo finta che non esista, va bene? Non lo sopporto proprio. Qui-Gon deve prendere dei pezzi di ricambio per la navicella e per farlo va da questa sottospecie di meccanico che ha tanti pezzi, e qui, mentre l'astronave viene riparata, Padme, l'ancella della regina Amidala, fa amicizia con lo schiavetto Anakin Skywalker, che ha soltanto 9 anni ma è già bravissimo con la tecnologia perché è riuscito ad assemblare tutto da solo il droide D3BO che abbiamo già conosciuto. Fra l'altro, questo Anakin è un angioletto proprio, se non sapessi già che questo mi diventa Darth Vader lo rapirei e lo terrei sempre con me. Non devi dire queste cose sui bambini però. Una volta riparata l'astronave, Qui-Gon decide di portarsi con sé Anakin perché percepisce in lui una forte presenza della forza e pensa che potrebbe essere lui il prescelto della profezia Jedi, colui che porterà equilibrio nella forza. Cioè, ma pensa che culo, questi vanno su un pianeta a caso e guarda caso si trovano davanti quello che porterà equilibrio nella forza. Vabbè, fatto sta che Anakin va con loro e Qui-Gon, prima di partire, ingaggia un duello con Darth Maul, l'apprendista di Darth Sidious, che li segue ovunque perché il suo scopo di vita è uccidere la regina Amidala. Dopo qualche intoppo, comunque, arrivano tutti su Coruscant e la regina Amidala finalmente può parlare col Senato. Va dal cancelliere Valorum e gli dice, oh, allora mi aiuti? Ma Valorum non fa niente. Che poi, fra l'altro, il nome di questo Valorum sembra quello di una medicina per il mal di testa. Siccome Valorum non ne vuole sapere di fare qualcosa, un altro senatore si avvicina a lei e le fa, ma senti, visto che Valorum è inutile, non dargli la fiducia, vota me, ci penso io sono bravo. Quel senatore si chiama Palpatine. Amidala, stanca di tutti quei discorsi sulla politica, gli dice, sì, va bene, non gli do la fiducia, e poi se ne va tutta tranquilla. E Palpatine vince alle successive elezioni, diventando il nuovo cancelliere. Nel frattempo, Qui-Gon si è innamorato di Anakin, platonicamente, e sottopone il suo caso al Consiglio dei Jedi. E dai, fatemelo addestrare, diventa forte questo qui. Ma Yoda, uno dei membri del Consiglio, gli risponde, forza cattiva è lui, non puoi tu. Anche se si capisce subito che Qui-Gon non si arrenderà tanto facilmente. Intanto Amidala, la sua ancella Padme e tutti gli altri di Naboo sono tornati sul loro pianeta per cercare alleanze con cui combattere la Federazione dei Mercanti, visto che il Senato non ne vuole sapere di fare nulla e si rifiuta di aiutarli concretamente. E qui si scopre che Padme, l'ancella, è la vera regina Amidala. Ma tutto sto casino perché poi? Questi stabiliscono l'alleanza con il popolo a cui appartiene Ronaldinho Jar Jar e provano a contrastare tutti insieme all'esercito di droidi che è stato mandato sul pianeta Naboo a creare scompiglio nella capitale, ma non riescono a tenergli testa. Tutto questo fin quando Anakin sale a caso su di un caccia stellare, attiva il pilota automatico e distrugge a caso la nave che controlla i droidi della Federazione dei Mercanti che stavano combattendo sul pianeta. Distrutta la nave di controllo, tutti i droidi sul pianeta si disattivano e il popolo di Naboo è salvo. Che poi in Star Wars
tutte le cose hanno il pulsante di distruzione, praticamente. Nel frattempo Qui-Gon e Obi-Wan non se la passano bene. Stanno combattendo contro quel cornuto di Darth Maul, l'apprendista. Lui ferisce mortalmente Qui-Gon, ma poi viene tagliato in due da Obi-Wan, che ha l'occasione di parlare per l'ultima volta col suo maestro. Qui-Gon vuole che Obi-Wan porti a termine il compito di addestrare Anakin, e Obi-Wan, anche se il consiglio dei Jedi non è d'accordo, accetta. Ma dico io, non vi siete visti l'episodio 4, 5 e 6? Che non lo sapete che questo Anakin causerà problemi? Non lo addestrate! E in men che non si dica, passano 10 anni e la Repubblica Galattica è ancora una volta minacciata da questo Conte Dooku, che sta facendo di tutto per scatenare rivolte e separarsi dalla stessa. Allora, Padme Amidala, che nel frattempo non è più regina ma adesso è solo senatrice, va di nuovo a Coruscant per votare una mozione che serve a creare un esercito per aiutare gli Jedi a contrastare quest'altra minaccia. Questa però, poverina, non ci può arrivare tranquilla, perché ogni passo che fa c'è qualcuno che cerca di ucciderla. Allora Obi-Wan decide di affidare ad Anakin il compito di scortarla per farla ritornare sul suo pianeta Naboo, mentre lui continua le sue indagini per scoprire che è il cacciatore d'Italia che tanto desidera vederla morta. Anakin in realtà è felicissimo di scortare Padme, perché ha chiaramente un debole per lei, e infatti, mentre Obi-Wan è in giro a fare le cose serie, ci prova ogni giorno di più. Anche se a Padme non interessa mettersi con lui, per il momento, i due raggiungono una certa confidenza e Padme affibbia ad Anakin un diminutivo che è tutto un programma. Ani. Cioè, con un nome così, diciamo che era meglio scegliere un altro diminutivo, che dici? È come se un bambino si chiama Pompeo e tu lo chiami va bene. Intanto Obi-Wan, grazie alle sue indagini, arriva sul pianeta Kamino, e lì scopre che un grosso esercito di cloni è in via di produzione. Ma siccome questi cloni sono fatti sul modello genetico di Jango Fett, Obi-Wan capisce che è lui il cacciatore di taglie bastardo che stava cercando di uccidere Padme. Allora comincia a seguirlo con l'aiuto di un segnalatore posto sulla sua nave e si ritrova sul pianeta Geonosis. Su questo pianeta Obi-Wan scopre un raduno organizzato dal Conte Dooku, quindi capisce che è lui il vero mandante per l'omicidio di Padme. Obi-Wan allora registra un messaggio destinato al Consiglio degli Jedi, in cui dice: "Oh, questi stanno a fare festini, venite ad aiutarmi!" E il Consiglio non può far altro che dare poteri speciali al Cancelliere Supremo Palpatine per permettergli di inviare l'esercito dei cloni in battaglia su Geonosis per salvare Obi-Wan e sgominare l'esercito di droidi creato dal Conte Dooku. Su quel pianeta ci vanno pure Anakin, Padme e tutti i droidi, ma loro sono talmente inutili che vengono catturati immediatamente e condannati a morte. Meno male che appena le cose si stanno mettendo male, arrivano gli Jedi con l'esercito dei cloni e li salvano una volta per tutte. Più che altro, meno male che ci sono Yoda e Samuel L. Jackson, perché a quanto pare gli Skywalker sono buoni solo a perdere arti durante le battaglie. Comunque, dopo l'attacco, i buoni sono tutti salvi, ma i cattivi non muoiono tutti. Jango Fett muore ucciso da Samuel L. Jackson, mentre il Conte Dooku riesce a scappare e ritornare dal suo maestro Darth Sidious per consegnargli il progetto della Morte Nera, la potente arma di distruzione che abbiamo già potuto apprezzare nell'altra trilogia. Le cose per i Jedi si stanno mettendo male, la guerra è praticamente cominciata, ma Anakin trova il modo di consolarsi, perché a quanto pare adesso Padme ha cambiato idea e i due si possono tranquillamente sposare. Queste donne non sanno mai quello che vogliono. E come niente, passano altri 3 anni da questa battaglia, e il nuovo aggiornamento è che il Conte Dooku, assieme al generale Grievous, il comandante dei droidi, sono riusciti a rapire il Cancelliere Supremo Palpatine. Dai, lo sappiamo tutti chi diventerà quello, lasciateglielo! Anzi, ammazzateli tutti, che fate prima! Il Consiglio degli Jedi però non ci ha capito nulla, infatti non perde tempo per mandare Anakin e Obi-Wan a salvarlo. Questi arrivano lì e combinano il solito casino, e alla fine Anakin riesce a liberare Palpatine, addirittura tagliando la testa al Conte Dooku. Mamma mia però! Quando Anakin può far ritorno a casa sua dopo aver riconsegnato Palpatine al Senato Galattico, viene a sapere da sua moglie Padme di aspettare un bambino. Non lui, sua moglie è incinta, ecco. Questa cosa non gli fa venire la tentazione di scappare in Messico, anzi, è felicissimo. Ma la sua felicità si trasforma subito in paranoia, perché comincia a sognare sua moglie Padme che muore il giorno del parto e non riesce proprio a darsi pace perché non vuole che questo succeda. A causa di questa paranoia si lega sempre di più al Cancelliere Palpatine, che approfitta della sua disperazione e comincia ad interessarlo al lato oscuro della forza. Gli dice che se conosci il lato oscuro puoi riportare in vita i morti, gli dice questo, gli dice quell'altro. Insomma, classico comportamento da impostore alla Vanna Marchi. E alla fine praticamente rivela ad Anakin che è lui Darth Sidious, il malvagio Sith che tutti stanno cercando. Anakin qui non sa cosa fare. Prima pensa di ucciderlo, poi non lo uccide. Prima dice al Consiglio degli Jedi che Palpatine è Darth Sidious, poi durante l'attacco lo salva. Ma deciditi, oh! Alla fine il risultato è che Samuel L. Jackson e molti degli altri Jedi del Consiglio muoiono. Palpatine risulta terribilmente sfigurato dopo il combattimento e Anakin viene completamente sottomesso al lato oscuro della forza. Palpatine, adesso che è il suo nuovo apprendista Anakin con sé, emana diversi ordini. Dice ad Anakin di andare ad uccidere tutti gli Jedi e dice ai cloni di disobbedire ai comandanti, che per l'appunto erano gli Jedi, e di attaccarli come se non ci fosse un domani. Poi, come se non
bastasse, in una seduta speciale del Senato accusa tutti gli Jedi di alto tradimento, inventandosi un mare di cazzate solo per portarsi i senatori dalla sua parte, e proclama la nascita del primo impero galattico, autoproclamandosene imperatore. No, ma vabbè, fai tutto tu, tranquillo. Gli unici Jedi sopravvissuti a questo massacro sono Obi-Wan e Yoda, che una volta fatto ritorno al tempio scoprono da una registrazione che è stato Anakin ad uccidere molti di loro senza risparmiare nemmeno i bambini. Allora Obi-Wan, scioccato da questa cosa, decide di andare ad affrontarlo di persona, mentre Yoda affronterà Palpatine. L'incontro tra Yoda e Palpatine, Darth Sidious, l'imperatore, il cancelliere supremo, insomma chiamatelo come volete, non ha nessun risvolto perché entrambi sono troppo forti, quindi alla fine Yoda se ne scappa aiutato da Bail Organa. Quello tra Obi-Wan e Anakin invece ha da regalare qualche emozione in più. I due litigano e si prendono a parole, e alla fine Obi-Wan riesce a tagliare Anakin in due e a fargli prendere fuoco con la lava che scorreva su quel pianeta, lasciandolo lì morto per terra. In realtà Anakin non è morto. Madonna, ma un altro colpetto per sicurezza glielo potevi dare però. A questo punto due cose avvengono in parallelo. Una è la ristrutturazione del corpo di Anakin, che viene riesumato, vestito da Zorro, e gli viene posta la famosissima maschera scolapasta sulla faccia perché era troppo brutto e bisognava coprirlo per non disturbare gli occhi. L'altra è la nascita dei piccoli Luke e Leila dalla madre Padme, che partorisce e poi muore per aver perso la voglia di vivere. Ora Luke e Leila vanno affidati a qualcuno, mica li puoi dare a Darth Vader. Quindi Leila viene affidata a Bail Organa perché a quanto pare a lui gli fanno schifo i maschietti. E Luke viene portato su Tatooine dagli zii. Ah, e se vi state chiedendo perché Ditrebbio non ha detto nulla di quello che sapeva su suo padre a Luke, semplice, non sapeva nulla perché gli hanno cancellato la memoria. E a C3PO perché no allora? Boh, vabbè, non facciamoci domande. Ed eccoci qua. Direi che adesso questa saga non ha più segreti. Possiamo tornare a contare come le persone normali adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...